Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Cari amici, cari fratelli e sorelle, anzitutto vogliate gradire, mediante questo strumento di comunicazione sociale, un cordiale e affettuoso saluto da Geraci Siculo, uno dei paesi della diocesi di Cefalù, che sorge sulle Alte Madonie. Ringraziamo il Signore che, grazie alle moderne scoperte della scienza e della tecnica, ci dà l'opportunità di poterci incontrare, sia pure virtualmente, in questo tempo di pandemia e di quarantena, per comunicare e riflettere insieme anche sulla parola di Dio che la Chiesa, nostra madre e maestra, ci propone ogni giorno nelle divine liturgie. Che in questi giorni noi sacerdoti celebriamo da soli nelle nostre chiese, nelle nostre cappelle, privi della presenza fisica del nostro popolo santo di Dio. In questo martedì della quinta ed ultima settimana di Quaresima, che conclude tra l'altro questo mese di marzo così turbolento, ci viene proposta come prima lettura una pagina tratta dall'Antico Libro dei Numeri, al capitolo 21, in cui si parla del popolo di Dio che sta sperimentando un momento difficile durante il suo pellegrinaggio nel deserto. Esso dubita di Dio e del suo aiuto e si mette a mormorare contro lui e contro il suo servo Mosè, che innalzerà il serpente nel deserto come prefigurazione di Cristo che sarà innalzato sulla croce. Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Il popolo commette il peccato di sfiducia verso Dio. Quante volte questo capita pure a noi? Penso forse anche in questo periodo, pure noi ci chiediamo e magari mormoriamo, perché sta succedendo tutto questo? Perché tanto male, tanta sofferenza, tanti morti nel mondo? Ma Dio non potrebbe con la sua onnipotenza fermare il dilagare di questo terribile virus e ogni altro male che sta facendo morire tante persone nell'estrema loro solitudine da una parte all'altra della terra, lasciando tutti sgomenti e atterriti? Tuttavia, chiediamoci pure, chissà se la responsabilità di tutto questo in parte non sia anche dell'uomo? Dell'uomo troppo sicuro di se stesso, come ci ricordava il Santo Padre Francesco nella sua riflessione proposta alla Chiesa e al mondo durante quel suggestivo momento di preghiera di venerdì scorso in una piazza San Pietro lacrimante di pioggia e totalmente deserta. Avidi di guadagno, ci siamo lasciati assorbire dalle cose e frastornare dalla fretta. Non ci siamo fermati davanti ai tuoi richiami, non ci siamo ridestati di fronte a guerre e ingiustizie planetarie, non abbiamo ascoltato il grido dei poveri e del nostro pianeta gravemente malato. La pagina del Vangelo di Giovanni, al capitolo ottavo, preceduta da alcuni versetti del Salmo 101, in cui abbiamo chiesto al Signore di ascoltare il gemito del misero, ci mette dinanzi a Gesù che, trovandosi ancora nel tempio per aver salvato la donna adultera che i farisei volevano lapidare, manifesta la sua piena comunione con il Padre. Per volontà del Padre sta rivelando con la sua parola e i suoi gesti il vero volto del Padre suo e Padre nostro. Il vero volto di Dio, che è amore, che è misericordia,
come spesso ci ricorda il Papa. Il Signore parla dall'alto, i farisei parlano dal basso. Lui parla la lingua dell'amore e della tenerezza. Loro replicano con la lingua della terra e della malvagità. Alla domanda che gli fanno, tu chi sei? Gesù risponde, quando avrete innalzato il figlio dell'uomo, allora saprete che io sono. Cioè il Dio fatto uomo. Utilizzando quell'espressione della prima persona singolare del verbo essere, Gesù si presenta con tutta l'autorevolezza di Dio, così come si era rivelato dando il suo nome a Mosè e al popolo di Israele nell'antica alleanza. Infatti, Cristo crocifisso, Cristo innalzato è il grande e definitivo segno di amore del Padre verso l'umanità cadente. Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio, perché chiunque crede in Lui ha la vita eterna. Gesù rivela la sua identità e quella del Padre attraverso la croce. Il suo corpo sospeso tra il cielo e la terra, le sue braccia spalancate da un estremo all'altro, tracciano il segno incancellabile della sua amicizia con noi uomini. Il suo innalzamento sulla croce è preludio del suo innalzamento nella definitiva gloria del cielo. Lui dice ancora, quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a me. Pertanto, solo l'amicizia di chi è familiarizzato con la croce può offrirci la connaturalità per addentrarsi nel cuore del Redentore. Prendere un Vangelo senza la croce, spoglio del senso cristiano della mortificazione, o contagiato dall'ambiente pagano e naturalista che ci impedisce di comprendere il valore redentivo della sofferenza, significherebbe sminuirlo del suo vero significato. Il Signore, cari amici, cari fratelli e sorelle, ci conceda che ciascuno di noi possa avere lo sguardo sempre rivolto verso la croce e anche verso i crocifissi del nostro tempo. Uno sguardo sereno e contemplativo, sapendo che solo attraverso di essa saremo salvati. Solo attraverso di essa possiamo giungere alla gloria del cielo. Bisogna guardare spesso al crocifisso. Ci ha detto Papa Francesco questa mattina nella messa celebrata da lui in casa Santa Marta, per contemplare, ringraziare e pregare. Infine, vi chiedo di dare un abbraccio agli ammalati e una carezza ai bambini che si trovano nelle proprie case di abitazione o anche negli ospedali, nelle case di riposo, in un letto di dolore e di sofferenza, come segno di affetto e di tenerezza. Vi auguro buona preparazione alla Santa Pasqua. Auguri con tutto il cuore. Sia lodato Gesù Cristo. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.